E questo è il miracolo di Samia. A me questa storia appunto ha colpito perché mi è sembrata immediatamente da quella mattina il simbolo incredibile di che cosa un essere umano è in grado di fare per raggiungere i suoi sogni. Samia è un essere umano assolutamente eccezionale, straordinario. È una ragazza che fin da piccola appunto ha sempre sentito fortissimo l'istinto della libertà e del coraggio e riesce a coltivare quella che è una sua, come dire, un suo talento naturale, cioè lei nasce più veloce dei suoi amici e a coniugarlo con in realtà da atleta la voglia di vittoria, lei vuole vincere e lo fa. Corre e appunto arriva alle Olimpiadi di Pechino da sola, aiutata dal suo migliore amico che è il suo primo allenatore, senza un campo, senza attrezzatura, senza niente. Lo fa dovendo superare infiniti ostacoli. Che segno di contraddizione è per lo sport contemporaneo una figura come quella della tua protagonista? C'è una scena che mi è stata raccontata dalla sorella di Samia e che io non ho potuto non riportare nel libro, che secondo me concretizza un po' proprio questa frattura, ed è quando Samia è in coda con le altre atlete nel corridoio che porta allo stadio. Su questo corridoio c'è uno specchio, lei si vede per la prima volta specchiata insieme alle altre concorrenti e si vede così diversa. E per la prima volta capisce quanto è diversa, non ha i muscoli al posto giusto, non ha le tutine tecniche, non ha le scarpe giuste, lei corre con dei fuseau, corre con una maglietta larga che sua madre aveva lavato e che le aveva tenuto in fondo alla sua borsa col sapone alla cenere, corre con la fascia di spugna in testa che suo padre le aveva regalato quando aveva 10 anni, e poi aveva vinto la prima competizione. Io credo che questa scena in qualche modo sia nella sua testa e sia insomma negli occhi di chi guarda siano un po' appunto la concretizzazione di questa disparità. È come se in qualche modo il terzo mondo gridasse tutta la sua differenza.